Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi si deve pullare. Arriva Siodor, il figlio di questi due tizi che vedete su schermo, ovvero Paladino Cecil e Rosa, e quindi oggi bisogna riunire la famiglia, giusto? Onda. Andiamo subito a vedere il banner, eccolo qua, con Siodor che riceve ovviamente la sua arma EX Plus, la sua arma LD Extend, il livello 80 e tutto quello ovviamente che concerne i nuovi personaggi presenti in gioco. Abbiamo Onion, ovviamente sinergico, dato che comunque possiede ancora la Burst, e poi gli altri personaggi sinergici che sono Sid e Alfinaud. Questa è una bella occasione per poterli riutilizzare, soprattutto Alfinaud, che è da un bel po' che non si vedeva ovviamente in gioco. La prima multi è gratuita, possiedo anche 38 ticket che non andrò ad utilizzare, dato che comunque Siodor è un personaggio che cerco, perché mi piace veramente tanto. Ha un kit molto particolare che mi piace assolutamente da utilizzare. I danni sono elevati. Possiede anche un'aura praticamente di attacco dell'85% e del 70% di max bravery. Quindi veramente un supporto DPS da favola, veramente da favola. Tra l'altro cura anche Esuna con LD a tutto quanto il party, cura a tutto quanto il party sempre con LD, quindi non c'è poco da dire. Un grandissimo personaggio. Sono molto curioso di vederlo all'azione. Spero di non spendere troppo per trovarlo, ovviamente, perché le risorse è sempre giusto conservarle. Infatti, come potete vedere, abbiamo la Burst di Onion ancora attiva, LD di Siodor, X di Siodor, anche Kane, sì, Kane, scusatemi, Sid, che mi manca fondamentalmente. Quindi potrebbe anche essere una scusa per ottenere un personaggio nuovo, ma il nostro obiettivo, ovviamente, è sempre il solito. Io direi che a questo punto mi posso mutare in modo tale da poterci godere le multi insieme, perché saranno tutte multi questa volta. Quindi non mi resta che pregare per spendere il meno possibile. E a voi invece vi raccomando di godervi il video come è giusto che sia. A dopo. Dalla free non mi aspettavo chissà che cosa. Quindi va bene, diciamo. Ok, ragazzi, scusatemi, ma stava letteralmente laggando tutto, stava laggando tutta la registrazione, quindi ho stoppato e adesso siamo pronti per ricominciare. Quindi la prima multi free è andata di merda, perché ovviamente le multi free non potevano andare meglio, perché io le multi free sono quelle che fanno veramente schifo. Ma detto questo, adesso iniziamo a concentrarci e a spendere le nostre amatissime gemme. Quindi godetevi pull e ci becchiamo dopo.
Bene, abbiamo finito. Non pensavo di trovare la LD in una multisola. Va bene, ok, non ho bisogno di andare oltre. Prenderò la X dai token, visto che la possiedo. E va bene così. Va bene così. Non ho altro da aggiungere. Vedete? Ok, 13 X token che mi sono conservato appositamente per occasioni come questa, dove nell'eventualità dovessi sculare. Ok. Fine, abbiamo finito. Non ho altro da cercare. La 35 la prendo pure con i token. Le Power Stone non mi mancano. Quindi il kit fondamentalmente già ce l'abbiamo completo. Perché la 15 ce l'abbiamo dall'evento. Ma l'abbiamo anche presa tramite, diciamo, le ricompense del gioco. Quindi benissimo così. Abbiamo tutto. A questo punto non mi resta che maxarlo, fare mastery e tutto, e noi ovviamente, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!